Ciao e benvenuto su questo nuovo video. Se mi conosci almeno un pochettino, sai quanto è importante per me l'aspetto posturale, l'aspetto di allineamento scheletrico all'interno delle arti marziali, ma alcuni concetti delle discipline orientali li traspongo su quello che è il mio metodo di ginnastica posturale e anche lì per me sono fondamentali determinati aspetti. Oggi in questo video voglio spiegarti ancora qualcosina a proposito di tutto ciò. E nella fattispecie voglio spiegarvi tre esercizi per sbloccare, per mobilizzare il tuo bacino. In questo video, di cui ti lascio la descrizione di sotto, abbiamo parlato della mobilizzazione del cingolo scapolare, tre singoli e semplici esercizi. Nel video di oggi invece ti parlo di tre esercizi per le tue anche, ok? Oggi mi aiuterà il mio allievo Michele. Ciao Michele, facciamo alcuni esercizi di base alla portata di tutti, molto semplici, a partire dalla posizione a piedi pari, ok? Mettiamoci un pochettino più da questa parte. Bene, allora, i movimenti che risultano esserci un pochettino più difficili, ok? Soprattutto una persona magari che non fa movimento da un po' di tempo, sono quelli di retroversione e anteroversione di bacino. Quindi il mio bacino va, ruota indietro e ruota in avanti, ok? Retro e anteroversione, non ci confondiamo, questa è una rotazione indietro, retroversione, questa è una rotazione avanti, anteroversione, ok? E inizio su questo piano come primo movimento a muovere. Mettiamoci di profilo così facciamo vedere a chi sta guardando il video gli esercizi da fare. Premessa, devo creare tutto un contesto scheletrico per fare questo esercizio, ok? Dopo aver creato tutto, sono sicuro che il mio movimento sarà su questo distretto, lo farò correttamente senza fare dei compensi a carico di tutto il resto del corpo e quindi sarò molto selettivo qui. Essere selettivi su un distretto del mio corpo significa poterlo muovere a comando e poi integrarlo bene tutta la struttura senza fare errori, senza fare movimenti superflui, ok? Perché i movimenti superflui ci fanno perdere energia inutilmente. Vai via, fammi vedere un pochettino di retroversione e anteroversione. Benissimo, continua così, mantieni un'altezza sempre costante, non andare in su e in giù perché sennò muovi troppo le ginocchia. Io non voglio muovere altre articolazioni se non quelle del mio bacino. Un bel movimento. Benissimo, benissimo. Ok, questo è il primo esercizio. Se dovessi avere delle difficoltà nel fare questo esercizio, sentiti libero di contattarmi, sentiti libero di fissare un appuntamento, una consulenza per scoprire come poterlo sbloccare, ok? Non dovresti avere di norma particolari difficoltà, perché questo movimento è abbastanza accessibile, ma se così non fosse, andrebbe lavorato in maniera specifica facendo tutto un percorso a monte di questo. Fatto questo, ok, è andato bene, l'altro esercizio, il successivo, è un esercizio di, chiamiamolo, basculamento, ok, del mio bacino. Alzo l'anca sinistra, abbasso l'anca sinistra, alzo l'anca destra, sento tutto il corpo, 1, 2, qui coinvolgo un pelino di più ginocchia, caviglie, e anche, ok? Qui un movimento un po' più ampio su tutto l'arto inferiore. L'errore da non fare è quello di sculettare, diciamo così, volgarmente, ok? Mi devo fare soltanto questo movimento, ok? Sul piano frontale, quindi il bacino è fisso, deve fare 1, 2, non deve ruotare. Devo essere selettivo anche in questo. Vediamo, bene, mettiamoci in frontale, perfetto. Quindi, settando tutto il corpo, a partire dalla testa, scendere giù fino ai piedi, a creare un senso di radicamento e di connessione con il pavimento. Ok, ok, è ancora un pochettino, tra virgolette, impastato, nel senso che ancora un po' di movimento è macchinoso, ma tutto sommato va bene, va bene. Dopodiché,
prima pure, Michele. Mettiamo insieme questi e quindi facciamo 1, 2, 3. Facciamo una circonduzione, come un po' una sorta di danza, in un senso e nell'altro senso. Ok, quindi da qui in giù partecipa al movimento e si muove, da qui in su stabilizza. Bene, quindi abbiamo visto retro e anteropressione, basculamento laterale e una circonduzione. Grazie Michele, grazie a voi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!